Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giampaolo e ovviamente questo è Ciccio Benza. Oggi vi porto con me un'esperienza un po' diversa. Immaginate questo: 7 giorni, 2600 km in moto, due paesi straordinari da esplorare, la Croazia e il Montenegro. Ma quanto costa davvero un'avventura del genere? Money! In questo video vi svelerò ogni singolo dettaglio sulle spese di questo viaggio di 7 giorni. Dai pieni di benzina ai pernottamenti, dal cibo alle altre spese. Vi mostrerò come ho gestito il budget e dove ho deciso di spendere un po' di più. Che siate dei motociclisti esperti o dei sognatori, questo video vi darà una prospettiva reale su cosa significa viaggiare in moto per più di un giorno. Sarà un mix di costi, analisi, consigli e ovviamente speriamo anche di introdurre qualche aneddoto divertente lungo la strada. Siete pronti quindi a scoprire il costo reale di un'avventura come questa in moto? Allora allacciate il casco, accendete la moto e non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina qua sotto. È gratis e questo vi permette di non perdere tutti gli altri video che pubblico ogni lunedì alle 18. Let's go! Cominciamo con uno sguardo alla nostra mappa di viaggio. Siamo partiti con un budget di 1000 euro e una grandissima voglia di macinare chilometri. Purtroppo le condizioni meteo diciamo che non erano proprio ottimali. Ok, diciamo pure che erano proprio di merda. Ci hanno costretto ad inseguire letteralmente il sole, restando prevalentemente lungo le coste. Dopo la partenza da Padova e il ritrovo a Villesse con gli altri ragazzi del team, abbiamo attraversato la Slovenia e poi la Croazia lungo tutta la costa, fino a raggiungere infine il Montenegro. Qui abbiamo poi esplorato le strade di montagna del Parco del Durmitor, che è stata un'esperienza veramente unica e indimenticabile. Rientrando poi in Croazia e alla fine in Italia, abbiamo seguito ovviamente delle strade un po' più noiose, però sempre con lo stesso spirito di avventura. Con un budget di 1000 euro è stato essenziale fare delle scelte oculate su dove spenderlo. Questo includeva non solo benzina e cibo, ma anche ovviamente l'alloggio, eventuali pedaggi, altre spese impreviste e ovviamente anche la connessione internet, che in Montenegro non era gratuita con il mio operatore. E abbiamo dovuto fare diverse scelte su come spendere, adattando il budget alla situazione del meteo. Sinceramente non avevo fatto grandi pianificazioni su come e dove avremmo speso il nostro budget in ogni paese. Avevo però ovviamente delle aspettative sul costo della vita e vi racconterò come queste aspettative si siano confrontate con la realtà di questo viaggio. Ovviamente non dimenticate di andare a vedere il precedente video in cui vi svelo tutto il percorso, vi faccio vedere un'anteprima di tutti i percorsi che abbiamo fatto, delle città che abbiamo visitato e di quello che più o meno in questi 7 giorni è successo. Quindi non assolutamente perdetevelo, andate a vederlo, vi lascio qua in alto il link nella scheda. Prima di partire per un viaggio del genere è fondamentale assicurarsi che la moto sia in perfette condizioni. Per me questo ha significato principalmente investire in un nuovo treno di gomme per il quale ho speso circa 350 euro. Parliamo in questo caso per me delle Metzeler Rotec 01 SE. Gomme incredibili, mi sentirete moltissime volte nel corso dei video sulla Croazia continuare a dire che quelle gomme sono incredibili. Comunque confermo di aver chiuso la gomma di lato, guarda che robina. Chi a destra, chi a sinistra. È sempre utile avere un po' di competenze meccaniche quando si ha una moto. Anche basilari, non è che serva chissà che, però è molto molto comodo. Questo mi ha permesso per esempio di fare tutta una serie di controlli prevolo sulla moto prima di partire. Poi è importantissimo in moto durante i giri cercare ogni giorno se possibile, soprattutto se piove o se siete in località dove c'è salsedine, di tenere la catena il più possibile in ordine. Questo ha significato per noi ogni sera appena arrivati in hotel con la moto ancora calda dare l'olio alla catena in modo tale da proteggerla poi il giorno successivo dall'usura normalmente a cui è soggetta, aumentata del fatto che si fanno tanti chilometri consecutivi. Per quanto riguarda invece il resto equipaggiamento, nel mio caso, avendo già fatto tantissimi viaggi utilizzando la moto regolarmente, non ho avuto bisogno di comprare nulla. La moto è regolarmente tagliandata, quindi non ho avuto bisogno di fare particolare manutenzione, ho potuto controllare io con appunto i controlli prima della partenza che fosse tutto in regola. Idem per l'equipaggiamento, è sempre meglio essere sicuri e verificare giorni prima della partenza tutto l'equipaggiamento a disposizione, quindi la giacca, i pantaloni, le protezioni, gli stivali, l'antipiove,
pioggia, se andate al freddo la tuta termica e tutto l'occorrente che vi può servire, oltre ovviamente a tutto il materiale audio, foto, video che decidete di portarvi dietro, dal drone alle telecamere, a tutto quello che vi può servire. Vorrei anche precisare che tutte le spese che ho sostenuto qualche mese prima sul Ducati Multistrada per fare le sospensioni, cambiare i dischi freni montando dei dischi un po' più spessi e tutte le altre piccole modifiche che ho fatto non le ho fatte rientrare nel budget di questo viaggio, perché sono spese che avrei comunque sostenuto per l'utilizzo della moto che faccio io, quindi non avrebbe avuto senso inserirle all'interno di questa lista della spesa, anche perché uno avrebbe fatto lievitare senza senso questo costo, due, ripeto, non potrei imputare un investimento che dura 30.000-40.000 km all'interno di un viaggio di 2.000. Passiamo ora a un aspetto cruciale di questo viaggio in moto, e cioè il carburante. Abbiamo percorso circa 2.536 km durante il viaggio e queste che adesso andremo a vedere sono tutte le cifre che riguardano il carburante consumato per questo viaggio. In totale abbiamo speso 232,06 euro in carburante, con prezzi al litro che variano da 1,38 a 1,88 a seconda dello stato in cui abbiamo fatto rifornimento. Il Montenegro in assoluto ha vinto, ovviamente, come stato in cui la benzina è costata meno. Il nostro rendimento in termini di chilometri percorsi per litro di carburante è stato un aspetto molto interessante da monitorare. Abbiamo avuto un consumo medio molto efficiente che ha raggiunto i 24,56 km per litro dopo l'ultimo rifornimento a Cividale in Italia. Abbiamo avuto anche momenti di grande consumo dove abbiamo toccato medie degli 11 km per litro. Complessivamente il rendimento medio è stato 17,9 km per litro con una media di 362 km al giorno. E sinceramente non mi sono risparmiato, non sono andato piano, ma evidentemente il caprone non è così assettato come pensavo. Infine, per chi ha voglia così di ragionare sui numeri, posso dire di aver consumato poco meno di 150 litri di carburante con una media quindi circa di 21 litri al giorno. Ovvio che sono medie, ovvio che abbiamo avuto dei momenti in cui abbiamo corso veramente tanto, almeno io ho corso veramente tanto e ho sicuramente consumato molto 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 di più. Dopo una giornata in sella, trovare un buon posto dove riposare è essenziale. Ora vi parlerò di dove abbiamo alloggiato ogni sera e di quanto ci è costato. Ricordate ovviamente che i prezzi che vi sto per condividere sono per ogni singola persona. Eravamo in tre all'interno del gruppo con cui ho viaggiato e abbiamo sempre condiviso la camera. In totale abbiamo speso 172,79 euro a testa per l'alloggio, che si divide in diverse fasce di prezzo a seconda della località. Ecco un breve sommario dei nostri pernottamenti. A Draga di Moschina abbiamo speso 31 euro a persona, a Sevid 23,80 e a Kotor, dove siamo rimasti due notti, abbiamo speso solo 20,83 euro a notte, mentre a Postumia è stata la spesa più alta di 46,33 euro a persona, con una media giornaliera di 28,80 euro. Quindi complessivamente il pernottamento non è stato per niente caro. Croazia e Montenegro si confermano, pur essendo diventate nell'ultimo periodo mete sempre più turistiche, non solo per noi motociclisti, comunque mete ancora economicamente accettabili. Tutte le sistemazioni, tranne la seconda notte a Sevid, comprendevano anche la prima colazione. Questo, per quanto mi riguarda in viaggio, è un aspetto fondamentale e molto 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 importante. Abbiamo ovviamente cercato di fare dei compromessi, di cercare delle sistemazioni che avessero un buon equilibrio tra comfort e costo, perché come ho detto all'inizio è fondamentale quando si fa un viaggio in moto riposare bene per essere pronti il giorno dopo a fare molti chilometri. Tutti gli alloggi erano abbastanza puliti, devo essere sincero. Le uniche pecche le ho trovate a Draga la prima notte e a Sevid. A Draga la prima notte la camera era per tre, ma in realtà era una camera per due. Il terzo letto dove ho dormito io era decisamente scomodo e forse più adatto dei bambini che a degli adulti delle mie dimensioni. Mentre invece per quanto riguarda a Sevid la seconda notte era un appartamento, probabilmente il periodo non era alta stagione, aveva bisogno decisamente di fare della manutenzione, però era pulito. C'è stata anche una divertente situazione con Marco che ha praticamente smontato il letto e dormito per terra perché la rete non stava
dentro il letto, insomma, cadeva dalla struttura del letto. A Cotorra la camera era veramente molto molto piccola, però il compromesso di prezzo veramente bassissimo con la prima colazione, della posizione praticamente, anzi, in centro a Cotor, non è che Cotor sia grandissima, è da centro storico, quindi abbiamo trovato una sistemazione dentro le mura ad un prezzo decisamente basso, piccolino, ma comunque tutto sommato accogliente e piacevole. Invece a Postumia l'hotel era veramente molto molto bello, anche lì il terzo letto non era propriamente perfetto, era un po' più piccolo e stretto, però alla fine ho dormito bene e abbiamo avuto anche una colazione veramente fantasmagorica, veramente molto buona, credo la migliore, potrei dire, di tutto il viaggio. Mentre invece a Knin, anche lì abbiamo dormito in un hotel veramente molto molto grande, un po' austero, tipica estrazione dell'est, però le camere erano molto grandi, i bagni erano puliti, tutto molto confortevole, colazione non toppissima, però è stato comunque un'ottima sistemazione. Quando sei in viaggio, il cibo non è solo un piacere, ma diventa anche una necessità. E quindi condividerò con voi dove abbiamo mangiato, cosa abbiamo mangiato e quanto abbiamo speso per ogni singolo pasto. Ok, forse io non ho così tanto bisogno di mangiare effettivamente, e sì, sicuramente per me il cibo è un piacere. Complessivamente per i pasti abbiamo speso 332,52 euro a testa. Questo ha incluso tutto, dai pranzi veloci sul bordo della strada, anche se ne abbiamo fatto pochi, alle cene più sostanziose dopo giornate intense, queste ne abbiamo fatte più di una. Ma dobbiamo ovviamente anche considerare che i 117 euro spesi per la seconda cena a Cotor andrebbero divisi per tre, anche se alla fine ho deciso io il luogo dove andare a mangiare e di offrire la cena a Marco e Andrea per sdebitarmi di una svista, di cui magari parleremo in un altro video. Il pasto più costoso è stato sicuramente quello a Sevid. Abbiamo mangiato in un posto veramente molto 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 fico, praticamente sul mare, con una sua piccola marina dove potevano attraccare i tender degli yacht all'interno della baia, che ci ha ispirato moltissimo, e poi era l'unico posto disponibile in zona in quel momento senza dover riprendere la moto. Quindi lì abbiamo speso veramente tanto, però devo dire che abbiamo mangiato veramente molto 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 bene. Mi è piaciuto veramente tanto. Non dico che farei un altro viaggio per tornarci, però un giorno mi piacerebbe moltissimo fare un giro in barca in quelle zone e magari arrivare nella baia, attraccare e andare a mangiare in quel posto. Figo. Poi, come notate, alla fine abbiamo fatto pochissimi pranzi, perché come dicevo abbiamo scelto sempre degli hotel che avessero la prima colazione inclusa. Questa è una pratica, come dicevo, che io nei viaggi amo fare, non tanto solo per risparmiare, perché effettivamente comunque è un risparmio fare una bella colazione molto abbondante e poi mettersi in sella o comunque in viaggio ti fa risparmiare di doverti fermare a pranzo, quindi ti fa risparmiare tempo che magari perderesti, piuttosto che ti fa risparmiare qualche eurino che non fa ovviamente male. Questo non è che ti limita o ti impedisce poi di mangiare, a volte abbiamo fatto qualche merenda o qualcosa di più leggero a pranzo in velocità, però ti dà un bel aiuto, insomma, ecco, in viaggio. La media è stata alla fine di 25 euro circa per ogni pasto. Ne abbiamo fatti 10 su un totale di 7 giorni, con una media giornaliera di circa 36 euro a testa. Quindi anche questa non è stata una spesa assurda. Mentre viaggiare in moto ci dà la libertà di esplorare, rimanere connessi per me è fondamentale, soprattutto in questi viaggi un po' organizzati, un po' no. Di là di avere un buon GPS non collegato a internet come il mio Garmin Zumo, che è stato sicuramente molto molto utile in un sacco di situazioni, è altrettanto importante avere la possibilità di consultare internet, di consultare le mappe GPS, di poter cercare per esempio gli hotel, trovare gli alloggi. Avere alla fine una connessione internet al giorno d'oggi è veramente molto molto comodo. Per me è quasi fondamentale in queste situazioni, a meno di non essere incredibilmente preparati prima di partire. E con un operatore come Iliad purtroppo ho avuto la piacevole, se volete, scoperta che non erano previsti dei piani convenienti per navigare in paesi come il Montenegro, che sono fuori dalla comunità europea e che quindi non aderiscono alle convenzioni tipiche della comunità. Per questo si può optare per varie soluzioni. Puoi scegliere di comprare una SIM locale piuttosto che sfruttare le opzioni più moderne delle SIM digitali. Io ho scelto questa opzione. In sostanza, per 20 giga
di traffico dati, ho speso circa 60 euro. Io ho utilizzato un'applicazione, un operatore che si chiama Airalo, che mi è piaciuto molto, lo utilizzo da un po' di tempo e l'ho usato in vari paesi e in varie situazioni. Ti permette di acquistare una SIM digitale, installarla nel telefono e iniziare a utilizzare quella per il traffico internet. Devo dire che in Montenegro non ho avuto grandissimi problemi, nemmeno in situazioni più critiche e strane. La connessione c'è stata praticamente sempre, ho sempre potuto navigare anche a bassa velocità, ma comunque sono praticamente sempre riuscito a navigare. Questo è stato molto 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 comodo. Quindi è importante ricordarvi che quando viaggiate dovete sempre controllare prima, nello stato in cui andate, qual è la situazione della connessione internet, ma non solo, anche della telefonia, capire se il vostro operatore ha qualche pacchetto promozionale agevolato per fornirvi il servizio in quel paese e se no cercare un'altra soluzione, come per esempio ho fatto io per il Montenegro. Per me alla fine questo tipo di spesa è un costo aggiuntivo che vale veramente ogni singolo centesimo che ci spendete sopra, perché la possibilità di restare collegati, fare telefonate, risolvere situazioni di emergenza è veramente molto 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 conveniente. E poi, a meno che non andiate in situazioni particolarmente estreme dove magari avete bisogno di un sistema satellitare come il Garmin Reach, non, cioè, potete tranquillamente scegliere una strada più semplice, cioè quella di utilizzare la SIM data. Come detto all'inizio del video, avevo stabilito un budget di 1000 euro per l'intero viaggio che comprendesse tutte le spese. Adesso scopriamo finalmente insieme le cifre totali e vediamo quindi se il budget è stato sforato o meno. Scusatemi, mi aiuto col telefono perché sono vecchio e non ricordo bene tutte le cifre. Allora, per il carburante abbiamo speso 232,06 euro. Il cibo è costato 332,52 euro. Per i pernotti abbiamo sborsato 172,92 euro e alla fine, per restare connessi con internet, abbiamo speso 60 euro. Totale di questo viaggio è stato ben 797,37 euro a testa, ben al di sotto del budget che avevo fissato inizialmente. Faccio una piccola considerazione su questo, che mi ha fatto piacere fare con Marco e Andrea durante il viaggio e l'abbiamo condivisa e ci siamo trovati tutti d'accordo, che in questo tipo di viaggi, per quanto sia importantissimo comunque dormire bene, una volta che hai un letto abbastanza comodo e un bagno pulito dove lavarti, hai praticamente tutto quello che ti serve. Quindi abbiamo preferito spendere di più per il cibo, che è una bella soddisfazione, è piacevole, è conviviale, sta assieme, si diverte, piuttosto che per le camere. Ed ecco perché avete visto nel riepilogo questa enorme differenza tra il pernotto e il mangiare. Diciamo che tutto quello che, diciamo che ci eravamo fissati, no, un 100-120 euro al giorno, e a fine giornata, in base a quello che abbiamo speso di hotel, potevamo decidere quanto spendere per mangiare. Questo ci ha permesso sinceramente ogni sera di non trattenerci e di mangiare quello di cui avevamo voglia. Non è stato il primo viaggio e non sarà nemmeno l'ultimo che ho fatto, però bisogna essere sinceri: dopo ogni viaggio trai le tue conclusioni, perfezioni il tuo metodo di pianificazione e impari sempre 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 qualcosa. Questa volta, per esempio, è la prima volta in cui mi sono dato un budget così limitato per il viaggio, cercando di restare sempre all'interno di quel range di spesa, e questo è stato molto molto interessante e anche divertente, e alla fine ha dato sicuramente i suoi frutti. Ci ha permesso di fare un viaggio molto molto bello spendendo una cifra sinceramente onesta, senza toglierci di fatto nessun tipo di piacere. Spero quindi che tutti i dettagli che ho condiviso con voi possano aiutarvi a pianificare al meglio il vostro prossimo viaggio che organizzerete, in moto oppure no, che sia in Montenegro oppure no, e che lo rendano gratificante quanto lo è stato per me. Ovviamente voglio ringraziarvi per aver seguito questa avventura con me, per aver visto i dati con me e per esservi annoiati con me in questo video. Se vi è piaciuto, ovviamente vi invito come sempre a mettere un bel like, a lasciare un commento qua sotto, a iscrivervi al canale, attivare la campanellina, seguirmi su Instagram e seguirmi ovviamente anche sugli altri canali come il mio canale Telegram Ciccio Benza Official. Fino al prossimo viaggio assieme, mi raccomando, tenete sempre la passione per la moto nel cuore e la strada davanti a voi libera. E ricordate, la vita è breve, le strade sono lunghe e le risate sono il miglior carburante che ci sia. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!